Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere le conclusioni del procuratore Nicola Gratteri al processo Rinascita Scott e le richieste di condanna. L'udienza si è svolta a Lamezia Terme il 7 giugno del 2023. Buon ascolto. Collatere, colleghi, avvocati. Sono le 18:30 del 7 giugno e siamo arrivati alla sintesi di questo processo che molti hanno scommesso sull'impossibilità di celebrarlo, da tanti punti di vista, dal punto di vista del numero degli imputati, dell'istruttore dibattimentale, della giovane età del collegio, dei pubblici ministeri. Comunque c'era una sorta di tifo a che questo processo non si celebrasse. Io posso dire complessivamente, avendo i capelli bianchi, avendo fatto questo lavoro per decenni, che complessivamente si è svolto con serenità in quest'Aula. Perché se ci sono stati momenti di tensione, in processi di questo tipo sono normali, è il sale del processo. Qualche volta si è andati fuori le righe, ma non è un problema. Lei ha saputo farlo rientrare alle righe. E questo è importante. E aver dato la possibilità a tutti di parlare, di sviscerare, anche di tornare tre volte sullo stesso tema, sulla stessa domanda, non è un problema. Poteva finire un mese prima, 2 mesi prima, non cambia. La cosa importante è che ci sia stata la possibilità di portare sul tavolo di questo collegio tutto quello che c'era, a carico o a discarico degli imputati. E quindi noi con serenità e convinti di aver fatto fino a appieno il nostro lavoro, possiamo ora leggere le richieste delle pene relativamente a questo procedimento il 22-39 del 2014. Quindi, alla luce di questi elementi di prova illustrati nel corso di questa lunga e faticosa istruttoria dibattimentale, considerati i parametri di cui all'articolo 133 del codice penale e la contestazione alle recidive, come di seguito saranno specificate per ogni imputato, con l'imitazione di quello all'ultimo comma dell'articolo 99, formuliamo queste richieste. Per Corinthe Ambrogio si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità per tutti i reati contestati ai capi A, X, 6 bis ed E8, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica ex articolo 99,4 in relazione al comma 2 numero 1 del codice penale alla pena di anni 27 di reclusione. Per Accorinti Angelo si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, Y6 e 8, unificati sotto il vincolo e continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione. A Corinti Angelo, classe 88, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo O7, sexies, alla pena di anni 4, mesi 6 di reclusione e 900 euro di multa. Per A Corinti Paolo, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo E8 alla pena di anni 1 di reclusione. A Corinti Pietro si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 24 di reclusione. A Corinti Salvatore si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo M, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e di euro 7.500 di multa. Aiello Domenico
Si chiede la condanna riconosciuta al responsabile del penale per il reato contestato al capo C6 ter alla pena di anni 6 di reclusione. Altamura Irene. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo X8 e X8 bis alla pena di anni 2 di reclusione. Amabile Francesco. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo S8 alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 5.000. Anello Domenico. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo R, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infrequinquennale alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Arcella Onofrio. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi N9-09, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Artusa Domenico. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo V alla pena di anni 3 di reclusione. Artusa Mario. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, K, B, S, L, V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, I1, J1, unificati sotto i vincoli a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica, la pena di anni 29 di reclusione. Artuso Umberto Mari, Maurizio. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, B, W, Y, Z, B1, C1, D1, E1, F1, unificati sotto i vincoli a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica alla pena di anni 26 di reclusione. Artusa Vittoria. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A1 alla pena di anni 3 di reclusione. Barba Bruno. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A, comma 1 e Q3, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica alla pena di anni 18 di reclusione. Barba Francesco. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A, comma 1, Q3, T3, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla pena di anni 21 di reclusione. Barba Nicola. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo Y3 alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 9.000 di multa. Barba Vincenzo. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A, comma 2, S3, T3, B4, Y8, K8, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica alla pena di anni 26 di reclusione. Barbieri Antonio. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla pena di anni 20 di reclusione. Barbieri Francesco. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, U5, VZ, NZ, OZ, O7, N7, scusi, O7, L11, unificati sotto il vincolo e continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla pena di anni 30 di reclusione. Barbieri Francesco. Classe 88. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo Y2, J2, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica e infrequinquennale alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e 7.500 euro di multa. Barbieri Giuseppe, classe 73. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati, unificati sotto il vincolo della continuazione alla pena di anni 24 di reclusione. Barbieri Giuseppe, classe 92.
Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, FZ, GZ, F7, G7 o 7 sexies, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale alla pena di anni 20 di reclusione. Barbieri Michelangelo, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, C6 bis, T6, P7, Z7, B8. Unificati sotto vincolo e continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale alla pena di anni 18 di reclusione. Barbieri Onofrio, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, K9, L9, P9, Q9, U9-TER, unificati sotto il vincolo e continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla pena di anni 26 di reclusione. Barbuzza Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A11, W11, F12, unificati sotto vincolo e continuazioni, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica alla pena di anni 20 e mesi 9 di reclusione. Barone Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A e I8, unificati sotto vincolo e continuazioni, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla pena di anni 8 di reclusione. Basile Antonio Paolo Michele, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo V3, alla pena di anni 7 di reclusione. Basile Francesco Ferdinando, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo J6-4, unificato sotto vincolo a continuazione alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Battaglia Michele, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo Z alla pena di anni 8 di reclusione e 7.500 euro di multa. Belsito Luca, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica alla pena di anni 20 di reclusione. Belsito Rocco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice alla pena di anni 18 di reclusione. Bognanni Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica alla pena di anni 18 di reclusione. Bonavena Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, A11, T11, unificati sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 25 di reclusione. Per Bonavita Giuseppe Armando si chiede l'assoluzione ex articolo 530, comma 2 del codice procedura penale per capo D11. Bonavota Domenico, sentenza di non doversi procedere ex articolo 649 codice di procedura penale per il capo B9 e bis, e si chiede invece sempre la condanna, sempre per Bonavota Domenico, riconosciuta la responsabilità penale per gli altri reati contestati a capi A, P9, Q9, U9-TER, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, e riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale alla pena di anni 30 di reclusione. Bonavota Michele, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A alla pena di anni 16 di reclusione. Bonavota Nicola, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, C9, D9, E9, F9, G9, H9, I9, J9, J9 bis, S9, U9, U9 bis, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedente penale, conosciuta altresì la recidiva specifica alla pena di anni 30 di reclusione. Bonavota Pasquale, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A,
considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 30 di reclusione. Bonavota Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A della pena di anni 24 di reclusione. Calabretta Giulio, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo A bis 3, A bis 4, A bis 6, A bis 7, alla pena di anni 8 di reclusione. Calabretta Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A bis 3, A bis 6, A bis 7, alla pena di anni 6 di reclusione. Callipo Gianluca, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo V 8, Y 8, Z 8, Z 8 bis, Z 8 ter, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 18 di reclusione. Camillò Domenico, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, R4, S4, W4, Y4, Z4, B5 bis, E5, F5, M5, N5, O5 bis, P5, P5 bis, C6 bis, C6 ter, C6 quater, C6 septies, C6 opties, C6 novies, nuficatio te vincola continuazione alla pena di anni 23 di reclusione. Camillò Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, R4, S4, X4, F6, quater, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica alla pena di anni 27 di reclusione. Cannatà Francesco, si chiede la soluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale per il capo A. Si chiede per lo stesso la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per gli altri reati contestati, quindi A4 e C4, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 9 di reclusione e lire 10.000 di multa, ed euro 10 di multa, 10.000 di multa. Capolongo Pasquale, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati e capi A11, 011, unificati sotto il vincolo, O11, unificati sotto il vincolo e la continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice alla pena di anni 17 di reclusione. Capomollo a Cristian Domenico, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi K9 e L9, unificati sotto il vincolo e continuazione, alla pena di anni 15 di reclusione e 3.000 euro di multa. Cara Filippina, si chiede la soluzione ex articolo 530, secondo comma del codice di procedura penale per il capo O7 bis. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati ai capi A, I7, M7, Z7, B8, unificati sotto il vincolo e continuazione alla pena di anni 17 di reclusione. Cari Enrico, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo T8, W8, Y8, Z8 alla pena di anni 17 di reclusione. Carnovale Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo A e Y2, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 20 di reclusione. Castagna Jessica, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi F6 septies, F6 octies, unificati sotto il vincolo e la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 7 di reclusione e 3.000 euro di multa. Castagna Nazareno, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo O7 quinquies, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 4 di reclusione. Catania Domenico, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo B5 bis, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale
alla pena di anni 12 di reclusione. Catania Filippo si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato, al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 20 di reclusione. Ceraso Fortunato si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 18 di reclusione. Chiaramonte Danilo si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi F13 e O13. Unificato sotto vincolo e continuazione, la pena di anni 10 di reclusione e 35.000 euro di multa. Cichello Caterina si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo O7 quinquies, previa applicazione di circostanza attenuante generica, la pena di anni 4 di reclusione. Cichello Domenico si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 per il capo O7 bis. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per gli altri reati contestati ai capi A, O7 quater, O7 quinquies, unificate sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 20 di reclusione. Cichello Rocco si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Z7Q11. Unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 8 di reclusione e 30.000 euro di multa. Ciconte Maria Carmela si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, L12, Q12, U12, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 16 di reclusione. Ciriani Francesco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo J9, alla pena di anni 4 di reclusione. Collotta Francesca si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo J, alla pena di anni 16 di reclusione. Contartese Pantaleone si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e C, unificati sotto il vincolo e continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Contartese Salvatore si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, B, C, D, E, unificati sotto il vincolo e continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione. Corigliano Fabio Salvatore si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo G13, alla pena di anni 7 di reclusione e 28.000 euro di multa. Per Cracolici Francesco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 20 di reclusione. Cristelli Chiarina si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Y7, Z7, A8, C8, unificati sotto il vincolo e continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione. Crudo Antonio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato, alla pena di anni 6 di reclusione. Crudo Domenico, assoluzione ex articolo 530,2 del codice procedurale penale per il capo V4. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo C6 bis, alla pena di anni 6 di reclusione. Cuglieri Domenico si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e T9, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 30 di reclusione. Cuglieri Domenico si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, H9, K9, L9, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 24 di reclusione. Cuglieri Giuseppe
Questo Cuglieri Domenico è dell'82. Per quanto riguarda Cuglieri Giuseppe, invece, si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e T9, unificati sotto il vincolo di continuazione alla pena di anni 17 di reclusione. Cuglieri Maria Teresa si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale. Cuglieri Raffaele si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e S9, unificati sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 18 di reclusione. Cuomo Pino. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi N2 quater N2 quinques, unificati sotto vincolo di continuazione alla pena di anni 2 di reclusione. Curello Antonio. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi AF3 H3 R5, unificati sotto vincolo di continuazione alla pena di anni 20 di reclusione. Curello Nazareno Antonio. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e 3 H3, unificati sotto il vincolo di continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Curello Saverio. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, F3, H3. Unificati sotto il vincolo di continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 20 di reclusione. Curtosi Rosario. Si chiede la reclatoria di nullità del decreto che dispone il giudizio o in subordine pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Cutri Antonino. Si chiede l'assoluzione per il reato di quel capo A per non aver commesso il fatto. D'Ambroso Giuseppe. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo H13 alla pena di anni 7 di reclusione e 28.000 euro di multa. D'Andrea Giuseppe. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 20 di reclusione. De Caria Paola. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato ai capi AY8, A10, D10, E10, considerati precedenti penali, è riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale alla pena di anni 20 di reclusione. De Domenico Paolo. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato ai capi A e I8, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 19 di reclusione. De Filippi Vincenzo. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo N4 ter, alla pena di anni 4 di reclusione e 1.000 euro di multa. De Iasio. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo Q7, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 5 di reclusione e 5.000 euro di multa. De Luca Giuseppina. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo T9 ter alla pena di anni 6 di reclusione. De Marco Daniela. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo N4 septies alla pena di anni 6 di reclusione. De Rito Mario. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A H3 U5, F6, Deces, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica alla pena di anni 22 di reclusione. De Vita Massimiliano. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo Z9, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infrequinquennale alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa. De Vito Cinzia. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per reato contestato alla pena di anni 6 di reclusione e 1.000 euro di multa. Delfino Antonino. Si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per reato contestato ai capi A, Z2, A3 alla pena di anni 24 di reclusione. Delfino Rocco. Si chiede
la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato ai capi A, bis 3, A, bis 4, A, bis 5, A, bis 6, A, bis 7, considerati precedente penale, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infrequinquennale, alla pena di anni 12 di reclusione. Delfino Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato ai capi A, bis 3, A, bis 6, alla pena di anni 6 di reclusione. Di Maria Bruno, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A 11, di 11 e 11. Unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata infrequinquennale, alla pena di anni 20 di reclusione. Di Maria Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A 11 e 11. Unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 17 di reclusione. Di Miceli Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Q5 bis 2, Q5 ter 2. Unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione e 10.000 euro di multa. Di Miceli Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Q5 bis 2, Q5 ter 2. Unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione e 10.000 euro di multa. Dimitrova Zivicca Taneva. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo J9 bis alla pena di anni 6 di reclusione. Drago Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11 e L11 o 11. Unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infrequinquennale, alla pena di anni 20 di reclusione. Zurzo Onofrio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, Z9, B10, Y12. Unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, e riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 22 di reclusione. Fazzeri Palmiro, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo O11, alla pena di anni 7 di reclusione e 28.000 euro di multa. Febbraro Domenico, si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 relativamente al capo U9. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A, alla pena di anni 16 di reclusione. Federici Luigi, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, R4, S4, U4, E5, F5, M5, N5, O5, bis, P5, P5 bis, C6 bis, C6 ter, C6 quater, C6 quinques, C6 septies. Unificato sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 21 di reclusione. Ferrante Gianfranco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, I, W, Z, B1, F1, A2, B2, unificati sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 26 di reclusione. Ferraro Marco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, I5, J5, Q5 bis, Q5 bis 2, Q5 ter, Q5 ter 2, unificati sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 20 di reclusione. Ferreri Miranda, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo O7 sexies, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e 900 euro di multa. Fiare Filippo, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 20 di reclusione. Figliano Rosa,
si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 6 di reclusione. Fiorillo Michele, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Y11 e C12, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 12 di reclusione e 40.000 euro di multa. Fiorillo Nazareno, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Y11, C12, D12, unificati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 13 di reclusione e 40.000 euro di multa. Fiorillo Patrizia, si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del Codice di Procedura Penale. Forgione Roberto, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato, ai capi A bis 6, alla pena di anni 6 di reclusione. Fortuna Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo D4, riqualificato nella fattispecie tentata, alla pena di anni 7 di reclusione e 7.000 euro di multa. Fortuna Francesco Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A, alla pena di anni 22 di reclusione. Fortuna Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, C9, T9, bis, T9 ter, unificate sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 24 di reclusione. Fortuna Giuseppe, si chiede la classe 63, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, T9 bis e T9 ter, unificati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione. Fortuna Luigi, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo T9 bis, alla pena di anni 6 di reclusione. Francolino Antonello Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo O11, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 7 di reclusione e 28.000 euro di multa. Franzè Giovanni, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità per tutti i reati contestati ai capi A4, C4, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 9 di reclusione e 12.000 euro di multa. Franzone Domenico, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 22 di reclusione. Fuoco Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati, ai capi Y4, K4, M4, N4, N4-10, N4-11, unificati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 9 di reclusione e 9.000 euro di multa. Furlano Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati a capi A e H4, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciute altresì la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 22 di reclusione. Fusca Leonardo, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A, unificati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 16 di reclusione. Fusca Nicola, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A, H8, I8, Y8, K8, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale alla pena di anni 20 di reclusione. Galati Lucia, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo Z9 e unificato sul vincolo alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa. Galati Vito,
si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale del reato contestato al capo U, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 8 di reclusione e 7.500 euro di multa. Galeano Ornella. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo D9, alla pena di anni 6 di reclusione. Galloro Raffaele. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato ai capi A e D10, alla pena di anni 18 di reclusione. Ganino Sandro. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi K9 e L9, unificati sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 15 di reclusione e 3.000 euro di multa. Garisto Pantaleo Maurizio. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, O7 ter, Q7 quater, unificati sotto vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 18 di reclusione. Garofalo Luigi. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati a capi K6, P6, unificati sotto vincolo a continuazione e previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 13 di reclusione. Gentile Emilio. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità per tutti i reati contestati al capo V3 quinques, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica, alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 15.000 di multa. Giamborino Benedetta. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Q1, R1, S1. Unificati sotto vincolo e continuazione, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 6 di reclusione e 10.000 euro di multa. Giamborino Giovanni. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, B1, L1, P1, R1, S1, T1, C2. Unificati sotto vincolo e continuazione, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 26 di reclusione. Giamborino Pietro. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, N2 quater, N2 quinquies, unificati sotto il vincolo a continuazione e previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 20 di reclusione. Giamborino Rosa. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Q1, R1, S1, unificati sotto il vincolo a continuazione e previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 6 di reclusione e 10.000 euro di multa. Giamborino Salvatore. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi R1, S1, S1 bis, Z2, B3. Unificati sotto vincolo a continuazione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 7 di reclusione e 13.000 euro di multa. Giurgola Rosario. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo L4, alla pena di anni 1 di reclusione. Greco Leonardo. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 18 di reclusione. Grillo Domenico. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo F10, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 8 di reclusione e 15.000 euro di multa. Grillo Filippo. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo Q5 quinques, alla pena di anni 7 di reclusione e 1.000 euro di multa. Grillo Pietro. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo V11, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 8 di reclusione e 28.000 euro di multa. Guastalegname Antonio. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, P11, Q11, D11,
unificato sotto vincolo a continuazione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché dell'attenuante speciale, ex articolo 416 bis 1, C3, codice penale, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale, articolo 99, comma 3 del codice penale, alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione. Iannarelli Alessandro, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A e Y2, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale ex articolo 99,2 numero 2 del codice penale, la pena di anni 20 di reclusione. Iannarello Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato. Iannello Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo V3 quinquies, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 15.000 di multa. Incarnato Luigi, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo N2 quater, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Inzillo Davide, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi F4 e F4 bis, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 8 di reclusione e 8.000 euro di multa. Ionadi Roberto, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi D4, G4, F13 e G13, H13, O13, Q13. Unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, e riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni 14 di reclusione e 14.000 euro di multa. Isolabella Carmelita, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo R, alla pena di anni 3 di reclusione. Isabella Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato ai capi C3, C3 bis e D3 e Z8, unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 10 di reclusione. Per la bella Rosa si chiede l'assoluzione ex articolo 530, comma 2 del codice procedura penale per il capo E4. La Malfa Emanuele, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati e unificati sotto il vincolo della continuazione ai capi A, P, bis, W, unificato alla pena di anni 22 di reclusione. La Piana Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo O7, alla pena di anni 6 di reclusione. La Rosa Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 30 di reclusione. La Rosa Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo P, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 3 di reclusione. L'Acquaniti Saverio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato ai capi U5, J8, K8, considerati precedente penale, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 22 di reclusione. La Grotteria Andrea, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo R9, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la pena di anni 6 di reclusione e 2.000 euro di multa. La Grotteria Daniele Nazareno, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, D4, F4, F4 bis, D5, F5, B6, unificato sotto vincolo a continuazione alla pena di anni 19 di reclusione. La Grotteria Mirko Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo Q5 quater,
considerati i precedenti penali e conosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 7 di reclusione e 2.000 euro di multa. La tassa Antonio Salvatore. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo V3, alla pena di anni 4 di reclusione. La Zaia Robert. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, Z11, A12, B12, C12, D12 e 12, unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 22 di reclusione. Lenza Giovanni, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, H8, I8, J8, K8, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni 22 di reclusione. Lo Bianco Alfredo Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati, ai capi N4 ter, N4 quater, unificati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 5 di reclusione e 500 euro di multa. Lo Bianco Antonino, si chiede pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Lo Bianco Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo A, M3, N3, P3, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali specifici accertati con sentenza passata in giudicato, unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 28 di reclusione. Lo Bianco Carmela, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo A, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 14 di reclusione. Lo Bianco Carmelo, classe 72. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reati contestati ai capi A e 0 e O3, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Lo Bianco Carmelo, classe 92. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo A, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 16 di reclusione. Lo Bianco Domenico, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per i reati contestati al capo A, nonché capi 114, 115 e 116, contestato originariamente nel procedimento penale numero 7198 del 2015, RGNR modello 21, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 24 di reclusione. Lo Bianco Domenico, classe 90, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo F6, Octis, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 9 di reclusione e 15.000 euro di multa. Lo Bianco Domenico, classe 78. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo V3 Quinques, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 8 di reclusione e 15. Lo Bianco Leoluca, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo F6 Septies, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa. Lo Bianco Michele, classe 99, si chiede l'assoluzione ex articolo 513, secondo comma del codice procedura penale per il capo A. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per gli altri reati contestati ai capi J4 e S5, unificati sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 7 di reclusione. Lo Bianco Michele, classe 75, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e Q5, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 18 di reclusione. Lo Bianco Michele, classe 48, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per gli altri
reati contestati al capo A, considerati i precedenti penali, è riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 22 di reclusione. Lobianco Michele, classe 67. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati al capo V3 bis, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, la pena di anni di 8 di reclusione e 15.000 euro di multa. Lobianco Nazareno, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo F6 sexes, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, considerati precedenti. Lobianco Nazareno si chiede la condanna per il capo F6 sexes alla pena di anni 6 di reclusione. Lobianco Orazio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, W3, I4, J4, K4, M4, N4 bis, N4 ter, N4 quater, N4 quinques, N4 septies, R5, S5, D6 e 6, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 25 di reclusione. Lobianco Paolino, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, H3, O3, P3, R3, S3, T3, V3 bis, N4 bis, F6 novies, J6 quinquies, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva specifica infrequinquennale alla pena di anni 30 di reclusione. Logatto Vincenzo, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati, per i reati contestati al capo A, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 18 di reclusione. Lo Iacono Elisabetta, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo dai capi Z2 e B3, unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di N7 di reclusione ed euro 10.000 di multa. Lorigio Mario, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati e unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, ai capi A, B3 o 4, alla pena di anni 22 di reclusione. Lo schiavo Raffaele, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo C1, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. Lopez I. Royo Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi F1, J1, K1, unificati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 5 di reclusione e 7.000 euro di multa. Lo schiavo Gaetano, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A, alla pena di anni 16 di reclusione. Lucai Alfred, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, V11, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 17 di reclusione. Macri Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, M3, N3, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 30 di reclusione. Questo è Macri Antonio del 57. Macri Antonio del 90, si chiede l'assoluzione ex articolo 530, comma 2 del codice procedura penale per il capo B5 bis. Macri Michele Pio Maximiliano, si chiede l'assoluzione ex articolo 530, comma 2 del codice procedura penale che è per il capo D4. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati ai capi A,
W4, M5, N5, C6, Septes, unificato sotto il vincolo e continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Malara Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati al capo, ai capi V3, alla pena di anni 4 di reclusione. Mancuso Giuseppe, classe 90, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, S, U, unificati sotto vincolo e continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione. Mandaradoni Domenico, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, D11, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 18 di reclusione. Mandaroni Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo Q1, alla pena di anni 4 di reclusione. Mandaradoni Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo Q1, alla pena di anni 4 di reclusione e 5.000 euro di multa. Mangone Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e I2, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 18 di reclusione. Mantella Andrea, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, T2, T2 bis, U2, R3, U5, F6 septies, F6 noves, F6 dieces, P9, Q9, unificati sotto vincolo e continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta al sì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 6 e messi 9 di reclusione. Mantella Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati per reato contestato al capo AA, alla pena di anni 18 di reclusione. Marasco Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo T, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 7 di reclusione e 6.500 euro di multa. Marinaro Michele, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A-Sexes-2, alla pena di anni 17 di reclusione. Marino Pasquale, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo Z-8, alla pena di anni 3 di reclusione. Mazzotta Salvatore Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato ai capi A, Y8, V9, Y9, A10, D10, E10. Considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale, unificati i reati sotto il vincolo e la continuazione, alla pena di anni 28 di reclusione. Menniti Vincenzo, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo I9, alla pena di anni 6 di reclusione. Militari Vincenzo Francesco, si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice processuale per il capo C6 ter. Moisè Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A alla pena di anni 18 di reclusione. Molino Gaetano, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, che è riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 20 di reclusione. Montemagno Maria Olga, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo N4 bis, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 7 di reclusione. Sì, non c'era. Ripeto, per Montemagno Maria Olga,
si chiede la condanna e riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo N4 bis. Considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 7 di reclusione e 7.000 euro di multa. Morelli Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, T2, T2 bis, E4, O5, O5 bis, P5, P5 bis, T5, C6 deces, C6 undices, C6 duodices, C6 terces, F4 septes, F6 octes. Unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 30 di reclusione. Moscato Antonio, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo D4, alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 9.000 di multa. Moscato Domenico Bruno, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, X3, B4, unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 21 di reclusione. Murmura Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo C6 ter, previa applicazione delle attenuanti generiche, con esclusione dell'aggravante ex articolo 416 bis, comma 1 del codice di procedura penale, alla pena di anni 4 di reclusione. Naselli Giorgio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato ai capi abis 1, abis 2, abis 4, abis 5, unificato sotto il vincolo di continuazione, alla pena di 8 anni di reclusione. Naso Antonella, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo H, alla pena di anni 3 di reclusione. Naso Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, B, C, D, E, F, H, unificato sotto il vincolo e continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 25 di reclusione. Naso Gregorio Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi F ed H, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 4 di reclusione. Naso Maria Teresa, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo H, alla pena di anni 3 di reclusione. Navarra Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, A12, AG12, H12, I12, J12, unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 22 di reclusione. Navarra Sebastiano, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo F12, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni 8 di reclusione e 30.000 euro di multa. Navarra Valerio, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, P6, E7, O7 quarter, O7 sexes, Q7, Z7, D8 bis, A11, P11, Q11, U11, V11, W11, Z11, C12, D12, F12, G12. Unificato sotto vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 30 di reclusione. Nesci Filippo, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo T1 bis, alla pena di anni 6 di reclusione. Niglia Francesco Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, A11, D11, T11, unificato sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 23 di reclusione. Oliva Emiliano,
Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo N4-12, alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e 5.000 euro di multa. Paglianiti Domenico Antonio. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e J2, unificati sotto vincolo e continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Paglianiti Domenico, classe 57. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo L2, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 6 di reclusione e 6.000 euro di multa. Parmisano Giuseppe. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi D4, F13, O13, P13, R13, S13, unificati sotto vincolo e continuazione, alla pena di anni 13 di reclusione e 15.000 euro di multa. Parmisano Loris. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, D4, F6 quinques, F13, G13, O13, P13, R13, unificato sotto vincolo e continuazione nella pena di anni 22 di reclusione. Papaianni Agostino. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A ed M, unificato sotto vincolo e continuazione, alla pena di anni 30 di reclusione. Papaianni Giuseppe. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi N e O, unificati sotto il vincolo e continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata semplice, alla pena di anni 10 di reclusione e 12.000 euro di multa. Papalia Rosaria. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo 19-ter, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 7 di reclusione e 3.000 euro di multa. Papuzzo Franco. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Y11, C12, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 12 di reclusione e 40.000 euro di multa. Pardea Damiano. Si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per i reati contestati ai capi A e F16 sexes, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 19 di reclusione. Pardea Raffaele. Si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale per il capo E4. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per l'altro reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 25 di reclusione. Pardea Rosario. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi F4 e F4 bis, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infrequinquennale, alla pena di anni 10 di reclusione e 9.000 euro di multa. Patani Alessio. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo D4, alla pena di anni 9 di reclusione e 9.000 euro di multa. Patania Francesco Michelino. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A, alla pena di anni 19 di reclusione. Patania Salvatore, classe 61. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, è riconosciuta la recidiva specifica, alla pena di anni 24 di reclusione. Paternò Francesco. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati ai capi J4, N4 bis, N4 quinques, D6, E6, unificati i reati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 19 di reclusione.
Penna Nicola si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo N9 alla pena di anni 1 di reclusione. Petrolo Paolo si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, M9, N9, O9, R9, U9 ter, unificato sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione. Pettinato Caterina si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato di cui al capo C3, alla pena di anni 4 di reclusione. Piperno Maria si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo Q5 bis 2, Q5 ter 2, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione e 10.000 euro di multa. Pittelli Giancarlo si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A-bis, A-bis 1, A-bis 4, A-bis 5, unificato sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 17 di reclusione. Polito Domenico Salvatore si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 20 di reclusione. Polito Pietro si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, H11, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione. Pontoriero Antonella si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo O7 quinquies, alla pena di anni 6 di reclusione. Pontoriero Fortunato si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo K2, considerati il precedente penale, riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni 6 di reclusione e 6.500 euro di multa. Preti Domenico si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, I2, J2, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Preti Isabella si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo F, alla pena di anni 3 di reclusione. Prestia Antonio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni 18 di reclusione. Profeta Antonio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato, considerati i precedenti al capo V3 quinquies, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 9 di reclusione e 15.000 euro di multa. Profiti Giovanna si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo G9, alla pena di anni 6 di reclusione. Prossomariti Giuseppe si chiede l'assoluzione ex articolo 53,2 del codice procedura penale per il capo R11. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per agli altri reati contestati ai capi A11 o 11, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione. Pugliese Carchedi Vincenzo si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, S4, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione. Pugliese Francesco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A, alla pena di anni 17 di reclusione. Pugliese Francesco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo N4 octes, alla pena di anni 4 di reclusione. Per Pugliese Giuseppe si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale. Per Pugliese Michael Joseph si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per i reati contestati ai capi A e Q, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione. Per Pugliese Nazareno si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale
per i reati contestati ai capi N4 Octes alla pena di anni 4 di reclusione. Pugliese Rosario si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati, ai capi A, X3, I4, J4, K4, N4bis, N4quiques, N4sexes, N4octes, C5bis, S5, E6, unificati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 30 di reclusione. Pugliese Tommaso Vitantonio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo Q, alla pena di anni 3 di reclusione. Pulitano Daniele si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi U8 Z8, unificati sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione. Puntoriero Vincenzo. La soluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale per il capo J6 Quinquies. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati ai capi A, V3 bis, V3 ter, V3 quarter, unificati sotto vincolo a continuazione alla pena di anni 20 di reclusione. Puntorno Andrea. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, D11, E11, X11, unificati sotto il vincolo della continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, alla pena di anni 19 di reclusione. Razionale Saverio. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, X, Y, Z, B1, Z2, A3, C3, C3 bis, G3, V3, Z8, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infrequinquennale, alla pena di anni 30 di reclusione. Re di Agostino, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo A, alla pena di anni 16 di reclusione. Rella Paola, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo Q, alla pena di anni 3 di reclusione. Riggio Vincenzo, si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo D11, considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva semplice, si chiede la condanna alla pena di anni 8 di reclusione e 30.000 euro di multa. Rizzo Calogero si chiede la soluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale. Per Rizzo Giovanni si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, O2, P2, Q2, Q3. Unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva reiterata infraquinquennale alla pena di anni 20 di reclusione. Rizzo Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e P bis, unificati sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 18 di reclusione. Rizzo Salvatore, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A, unificati sotto il vincolo alla continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 18 di reclusione. Romano Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, N6, W6, A7, A11, D11, E11, F11, G11, N11, X11. Unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 25 di reclusione. Romano Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo U6, considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, alla pena di anni 6 di reclusione e 1.000 euro di multa. Romano Paolo, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, V6, A7, A11, F11, N11.
Unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale alla pena di anni 20 di reclusione. Romano Rosario Antonio, per lui si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale. Per Rosso Domenico si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato al capo O7, quinquies, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 4 di reclusione. Per Rubino Domenico si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati per il reato contestato al capo A, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 20 di reclusione. Ruffa Francesco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi H1-I1, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 5 di reclusione. Ruggero Antonio si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per il reato contestato, considerati i precedenti penali, riconosciuta la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni 9 di reclusione e 40.000 euro di multa. Scarafile Pietro si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi P12-X12, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 12 di reclusione e 40.000 euro di multa. Scarpino Emma si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo F1, per applicazione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 3 di reclusione. Sciarrone Antonio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi W9 e 13, unificato sotto il vincolo a continuazione, la pena di anni 10 di reclusione e 30.000 euro di multa. Scrugli Antonio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, I e B2, unificato sotto il vincolo della continuazione, considerati precedenti penali e conosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 21 di reclusione. Scrugli Marco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo H13, alla pena di anni 7 di reclusione e 28.000 euro di multa. Serratore Giuseppe, l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale per il capo A. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati ai capi F19 e U9-ter, unificati sotto il vincolo a continuazione previa applicazione di circostanze attenuanti generiche alla pena di anni 7 di reclusione e 3.000 euro di multa. Per Serratore Teresa si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi E9, U9 bis, unificati sotto il vincolo a continuazione alla pena di anni 7 di reclusione. Sessa Giuseppe si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per i reati contestati ai capi al capo C3 bis, considerati i precedenti penali, riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 6 di reclusione. Sessa Lucia, per Sessa Lucia si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale per capo A11. Sgro Nicola si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo C10, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 6 di reclusione. Per Sicari Alessandro si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo H5, considerati i precedenti penali e riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 6 di reclusione e 1.000 euro di multa. Per Sicari Giovanni si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, O6, Z6, A11, C11, D11, F11, G11, H11, J11, K11, L11, unificati sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 25. Per Sicari Mario si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo L11,
alla pena di anni 7 di reclusione e 28.000 euro di multa. Per signoretta Renato si chiede la condanna e riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, T11, unificati sotto vincolo a continuazione, considerati precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 17 di reclusione. Per Simonetti Domenico si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato al capo A, alla pena di anni 18 di reclusione. Spasari Vincenzo, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A ed N2 sexies, unificati sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 17 di reclusione. Tartari Marco, assoluzione ex articolo 530,2 del codice penale per il capo E4. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per l'altro reato contestato al capo A, alla pena di anni 17 di reclusione. Per Stilo Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A-ter, G3, H3, I3, F6 quinques, J6 bis, J8, K8, S8, unificato sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 15 di reclusione. Stuppia Maria Alfonsina, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capi Y8, Z8, unificato sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 2 di reclusione. Per Surage Christian si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo N3, alla pena di anni 6 di reclusione. Suriano Giuseppe, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo A, O5 bis, P5, P5 bis, C6 bis, C6 ter, C6 quater, unificato sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione. Takirai Edward, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11 e C12, unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione. Tairai Floriand, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi Y11, C12 e 12, unificati sotto il vincolo di continuazione e considerati i precedenti penali. È riconosciuta altresì la recidiva semplice, alla pena di anni 16 e mesi 9 di reclusione. Tarzia Francesco, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi K9 e L9, unificati sotto il vincolo di continuazione, alla pena di anni 15 di reclusione e 3.000 euro di multa. Per Tassi Francesco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo F6 sexes, considerati precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale alla pena di anni 6 di reclusione. Per Tassone Vincenzo si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, R4 e S4. Unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva semplice alla pena di anni 18 di reclusione. Per Tavella Rocco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo Y3, alla pena di anni 6 di reclusione e 10.000 euro di multa. Tedeschi Vittorio, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo VW, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione e 5.500 euro di multa. Tomaino Aurelio Paolo, si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato, al capo V3 Deces, previa applicazione di circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 6 di reclusione e 2.000 euro di multa. Tomaino Domenico, assoluzione ex articolo 530,2 del codice procedura penale per il capo T5. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per gli altri reati contestati, ai capi A e C6 ter dieces,
unificato sotto il vincolo della continuazione, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 23 di reclusione. Per Tomaino e Giuseppe Alessandro si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, M5 e N5, unificato sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Per Tomeo Antonio Giuseppe si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A e G2-bis, unificato sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 19 di reclusione. Per Tomeo Francesco si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice di procedura penale per il capo L. Tripodi Antonio Mario si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi in relazione al capo 116 contestato originariamente nel procedimento penale 7198 del 2015 RGNR modello 21, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva reiterata specifica alla pena di anni 9 di reclusione e 15.000 euro di multa. Per Tripodi Danilo Gioè si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A quarter, J6 bis, J6 ter, J6 quarter, J6 septes, J6 octes, J6 nones, unificato sotto il vincolo della continuazione alla pena di anni 17 di reclusione. Tripodi Domenico si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo 6 di 116, contestato originariamente nel procedimento numero 7198/2015 RGNR modello 21, considerati i precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 15.000 di multa. Tripodi Sante si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo 116, contestato originariamente il precedente penale numero 7198/2015 RGNR modello 21, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica interquinquennale alla pena di anni 9 di reclusione e 15.000 euro di multa. Tripolino Ilenia si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati al capo Abis 3, Abis 6, unificato sotto vincolo a continuazione, alla pena di anni 6 di reclusione. Bacatello Antonio si chiede la condanna, riconosciuta la responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A, Q6, R6, X6, B7, C7, D7, J7, K7, Q7, X7, X7 bis, D8 bis, A11, P11, S11, T11, M12, N12, O12, P12, PQ12, R12, T12, V12, W12, unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati precedenti penali, riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 30 di reclusione. Bacatello Domenica si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo J7 alla pena di anni 6 di reclusione. Bacatello Leonardo Domenico si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi A11, K12, L12, M12, N12, R12, S12, U12, V12, W12, unificato sotto il vincolo a continuazione, considerati i precedenti penali e riconosciuta altresì la recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 24 di reclusione. Bacatello Maria si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo K7 alla pena di anni 6 di reclusione. Bacatello Rodolfo si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo A11 alla pena di anni 16 di reclusione. Valenti Francesco si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati contestati ai capi H2, H2 bis, H3 ter, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e 8.500 euro di multa. Valenzise Salvatore si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per tutti i reati per il reato contestato al capo V2,
Considerati i precedenti penali, riconosciuto altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 8 di reclusione. Per Vallone e Christian si chiede l'assoluzione ex articolo 530,2 del codice procedura penale per il capo C6 Ter. Per Vallone Olga si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al campo M7 e considerati precedenti penali, riconosciuta la recidiva semplice, alla pena di anni 6 di reclusione. Vangeli Pierangelo. Si chiede la creatoria di nullità del decreto che dispone il giudizio in relazione al capo J6 Sexes o in subordine, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Per Varone Francesco si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per il reato contestato ai capi M11, considerati i precedenti penali riconosciuti altresì la recidiva specifica, alla pena di anni 9 di reclusione e 30.000 euro di multa. Ventrice Orsola. Si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo T9, alla pena di anni 6 di reclusione. Per Ventura Antonio si chiede la condanna, riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo G6, H6, I6, J6, unificati reati sotto il vincolo a continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione. Bonazzo Francesco, si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo C6 Septies alla pena di anni 4 di reclusione. Per Vozza Concetta si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo X7 bis alla pena di anni 6 di reclusione e 2.000 euro di multa. Per Zinna Daniel si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo T9 alla pena di anni 6 di reclusione. Per Zuliani e Francesco si chiede l'assoluzione per il capo A per non aver commesso il fatto. Si chiede la condanna riconosciuta la responsabilità penale per reato contestato al capo H8, considerati i precedenti penali riconosciuta altresì la recidiva infraquinquennale alla pena di anni 8 di reclusione. Per Zuppo Gaetano si chiede la condanna riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo I13 alla pena di anni 7 di reclusione e 28.000 euro di multa. Si chiede l'applicazione delle pene accessorie come per legge e la confisca di quanti in sequestro. Si chiede la trasmissione alla Procura della Repubblica competente in relazione al reato di falsa testimonianza delle deposizioni dei seguenti testi. Crudo Maria Rosa, Porcelli Concetto, Porcelli Tommasina, Porcelli Umberto, Petrini Marco, Albanese Gaetano, Mazzocca Francesca, Mazzocca Roberto, Florio Domenica, Mangialavori Gaetano, Masdea Antonio, Caniglia Rocco, Carbone Linda, Del Giudice Antonio, Staglianò Antonietta, Paglianiti Domenico, Ceravolo Domenico, La Gamba Fortunato, Del Prete Antonio, Giurgola Debora, Squillace Giuseppe, Iellamo Antonio, Corigliano Domenico Antonio, Micele Antonino, Daffina Maria Francesca, Ingenuo Valerio. Cos'altro c'era? Vai. Ceravolo? Sì. Presidente, chiediamo una breve sospensione, aggiungiamo anche Ceravolo Filippo per indicare le generalità e per anche rettificare alcuni refusi in ordine ad alcune richieste. Una brevissima sospensione, così varranno le richieste che depositiamo per iscritto. Sufficientemente chiari, diciamo che le attenuanti generiche le chiediamo esclusivamente per i seguenti imputati: Castagna Jessica, Garofalo Luigi, Guastalegname Antonio, Lo Bianco Carmela, Mantella Andrea, Murmura Francesco, Rosso Domenico, Stilo Francesco, Tomaino Aurelio Paolo. Poi ci dicono che in aula non si è sentito bene la richiesta per la tassa Nazareno. Per la tassa Nazareno chiediamo la condanna riconosciuta responsabilità penale per reato contestato al capo V3 e alla pena quindi di 4 anni di reclusione. Inoltre la trasmissione degli atti alla procura competente per Pietro Paolo Francesco e per Mercurio Paolo.
il resto, ovviamente oltre a quelli già questi, il resto le richieste fatte poc'anzi registrate. Noi depositiamo una richiesta firmata da tutti e quattro i pubblici ministeri e inoltre anche un PDF su file se potesse essere servire, essere utile. Stessa cosa faremo con le difese della parte civile e degli altri e degli imputati e basta.